Sono state consegnate oggi, domenica 26 novembre, presso Salone Comunale di Via Montenero a Rivarolo Canavese, le borse di studio agli studenti in occasione della 129esima edizione dei festeggiamenti di Sant'Eligio, santo patrono degli orafi e affini. Tradizione, questa importante tradizione che ormai da tantissimi anni a Rivarolo non solo riunisce per una festa conviviale, ma fa questa importante azione di donare le famiglie rivarolesi, i singoli cittadini che in questa occasione donano un qualcosa a favore di giovani rivarolesi meritevoli. E questa è veramente una bella cosa che permette di aiutare quei ragazzi che nelle nostre scuole da sempre si comportano in modo egregio. Le nostre scuole sono, direi, fiore all'occhiello, non solo per Rivarolo, ma sono il fiore all'occhiello per il nostro territorio. E quindi questo segno di riconoscenza fa onore alla Compagnia di Sant'Eligio, che ringrazio veramente per tutto quanto fa da tanti anni, ma fa onore a tutta la città. Ecco i premiati. Randisi Matteo, quarta istituto Aldo Moro, sezione tecnica. In memoria di Genovesio Stucchi, Pina, offerta sempre dal figlio Ennio Stucchi, a Masella Chezia Manola, seconda media, scuola statale Guido Gozzano. Consegna la borsa di studio il nuovo Otavio Nero D'Ascanio, a cui facciamo gli auguri per questo incarico che si è assunto. Borsa di studio De Zani Venatti, offerta da Marina Venatti ed Emilio De Zani, a Beatrice Castiello, seconda elementare, Istituto Immacolata Concezione di Rivarolo. Mi ha detto che fa terza e non c'è. Borsa di studio Vespa Club, offerta da Vespa Club Rivarolo a Farono Maia, classe quarta elementare, scuola statale Guido Gozzano, Rivarolo Canavese. Premio Daniele Travato, presidente del Vespa Club. Di nuovo borsa di studio Vespa Club, offerta sempre dal Vespa Club di Rivarolo, a Maggio Maria, classe quarta elementare, scuola statale elementare di Rivarolo. Chiamiamo anche Vito. Gradirei Vito anche perché suo figlio Michele è stato fondatore del Vespa Club. Borsa di studio impresa Allera, offerta da Giovanni Allera, a Leone Filippo, seconda media, scuola statale Guido Gozzano. Borsa di studio Ditta Pontile, offerta da Maiolo Vincenzo a Benchea Giulia Andrea, seconda media, scuola statale Guido Gozzano Rivarolo. La parola la consegna al nostro sindaco.
Rosa di studio Santo Cuore Michele, offerta da Carmo e Antonio Battuello, a Piscitello Javier, prima media, scuola media statale Guido Bozzano. Consegna la Rosa di studio alla figlia Carmen, che ringrazio qui per tutto il lavoro organizzativo che fa per queste borse di studio, perché tutto, dietro tutto questo lavoro non ci sono io, ma c'è lei. Borsa di studio Felicino Gallo, offerta da Franca Gallo e Franco Cassoni, a vicario Giacomo, Filarmonica di Valorese. Foto. Aspetta un attimo, Giacomo. Forza Roma. Borsa di studio Ditta e Dire Naretto Mauro, offerta da Naretto Mauro a Silvestri Manuel della Filarmonica di Valorese. Borsa di studio Cavalier Luigi Battuello, offerta dalla famiglia Battuello Antonio a Andrea Grassotti, Istituto Alberghiero di Caluso. Consegna la busta a Porto Michela. Borsa di studio Vollero Pierangelo, offerta da Meaglia Giuseppe a Esposito Luca, quarta ITIS Aldo Moro di Valoro. Consegna la busta Giacomo Meaglia. Borsa di studio Vernetti Schifone, Priori 2017, offerta da Vernetti Paolo e Schifone Antonio, nostri priori quest'anno, a Bucaled Safoin, terza ITIS Aldo Moro di Valoro. Allora, borsa di studio Cavalier Clemente Bausano, offerta dalla famiglia Bausano a Gattò Gabriele, quarta ITIS, Istituto Moro di Valoro. Borsa di studio Livio Bausano, offerta dalla famiglia Bausano a Cecca Luigi Antonio, seconda ISIT Aldo Moro. Borsa di studio Livio Bausano, offerta dalla famiglia Bausano a Giolito Alessandro, prima meccanico del CIAC. Consegna la busta Giulio. Borsa di studio Bausano Livio, offerta dalla famiglia Bausano a Vacca Stefano, primo operatore meccanico CIA. Borsa
borsa di studio Gemignani Andrea, offerta da Gemignani Giuseppe a Crespetto Francesco, primo operatore meccanico del CIA. Borsa di studio Augusto Gemignani, offerta dalla ditta Sitterdoy a Sherif Ashraf, secondo operatore meccanico del CIA. Giratevi per la foto. Borsa di studio ragionier Giuseppe Ponchia, offerta dalla ditta Eurex di Rivarolo, a Stella Alessandro, primo operatore meccanico CIA. Borsa di studio Marchetti Stefano e Margherita, offerta dalla ditta Marchetti a Mattei Dan Andrei, quinta geometra, Istituto Statale 25 Aprile di Cuornier. Costanza. No, ormai è finita. Una promozione. No, è solo la cultura. Borsa di studio Bertinetto Domenica, offerta da Vota Giovanni a Bivona Giulia, seconda media, Istituto Santissima Annunziata Rivarolo. Studio geometra Antonio Leone, offerta da Ettore Rolando a Visconti Marco, seconda liceo della comunicazione, Istituto Santissima Annunziata di Rivarolo. Di studio Rotary Club Cuornier Alto Canavese da Pomatto Martina, quarta liceo scientifico Aldo Moro Rivarolo, consegna il presidente del Rotary. Borsa di studio Patuello Matteo, offerta dalla famiglia Patuello Antonio a Tamburino Domenico, secondo liceo scientifico, Istituto Statale Aldo Moro Rivarolo. Borsa di studio Carmen Michetti Bausano, offerta dalla famiglia Bausano a Calmudi Clan, secondo liceo scientifico, Istituto Statale Aldo Moro. Consegna la borsa. Borsa di studio Borgiallo Natale, offerta da Sergio Borgiallo a Nechifor Eusebin, spero di averlo detto giusto, terza liceo scientifico, Istituto Statale Aldo Moro.
Borsa di studio Benacarlo e Villa Angiolino, offerta da Benalberto, a Montoverde Stefano, seconda elettrotecnico, Istituto Salesiano San Benigno. Borsa di studio ditta Castagna, offerta dalla ditta Fratelli Castagna, a Piccolo Catello, terza meccanico, Istituto Salesiano San Benigno. Bene, abbiamo concluso. Stretti, per favore. Grazie.